Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente testiamo tutti i prodotti REM Beauty che ho acquistato. Faremo una full face of makeup. Come sapete, REM Beauty è il brand di Ariana Grande, è stato attesissimo, ci è voluto un po' perché arrivasse in Italia. Adesso sono 3 mesetti che è sbarcato in Italia da Sephora. Ho aspettato un po' prima di ordinare i prodotti e farvi questo video perché volevo vedere se sarebbero usciti prodotti nuovi nel frattempo, perché non ha una gamma di prodotti vastissima. Devo dire, ad esempio, c'è il correttore ma non c'è il fondotinta, non c'è la cipria, non c'è la terra, ma c'è il blush. Quindi speravo che ampliassero la gamma nel frattempo, così non è stato. Quindi ho preso tutti i prodotti possibili immaginabili per fare una full face of makeup e testeremo tutto assieme. Come al solito sarò super onesta, questo non è assolutamente un video sponsorizzato, questi prodotti li ho acquistati con i miei soldi, ok? Quindi sarò assolutamente brutale e sincera, come sempre. Ho già fatto la base, come potete vedere, perché questo ovviamente non è la mia pelle. Ho già il fondotinta, ho messo primer e fondotinta perché sono appunto due prodotti che da REM Beauty per il momento ancora non troviamo. Passiamo però al correttore. Questo è il pack del correttore, è in questo pot di vetro con tappino in plastica e nella confezione c'è anche questo mini cucchiaino, anche questo in plastica, però molto utile per prelevare il prodotto senza andare a contaminarlo con le mani. L'importante è poi lavare sempre questo cucchiaino, ovviamente, altrimenti contaminiamo il prodotto allo stesso modo. La tonalità che ho preso è la Fair, la 6N, e mi sembra molto adatta per la mia carnagione, un pochino più chiara, ma di solito voglio che il correttore sia un pelino più chiaro della mia carnagione, così mi illumina la zona degli occhi, e l'ho preso di un sottotono aranciato in modo da correggere bene le occhiaie blu-violacee, che forse in videocamera non si vedono ma vi garantisco che ci sono. Sono anche un po' coperte ovviamente adesso dal fondotinta. Andiamo ad utilizzare la nostra piccola spatolina. Allora, devo dire che il correttore è molto denso, quindi più che prelevare il prodotto vado praticamente a raschiarlo giù. Non so quanta coprenza abbia, quindi andiamo abbastanza leggeri. Poi possiamo sempre aggiungere un po' di prodotto. Allora, non si sfuma tanto facilmente con la Beauty Blender, quindi forse proviamo con le dita, lo riscaldiamo un po' e sì, effettivamente con le dita è un pochino più semplice. Allora, decisamente ne basta poco perché ne ho messo, pensavo poco, ma in realtà è tantissimo. Blush, c'è questo blush in stick che in realtà sono due prodotti in uno, perché un blush è rossetto, infatti è davvero super super pigmentato, e la tonalità che ho preso io è Audition. Soffermiamoci un attimino sul packaging, che è molto futuristico, molto moderno. Personalmente non mi fa impazzire, non mi fa impazzire il colore silver, non mi fa impazzire il logo. Naturalmente è solo una questione estetica e una questione di gusti, ovviamente può piacere, a me personalmente non fa impazzire, ma naturalmente questo non va a definire in alcun modo la qualità del prodotto in sé, è solo, stiamo parlando proprio di packaging. Ne metto poco e piuttosto andiamo ad aggiungerne un po', perché mi sembra molto pigmentato e non vorrei esagerare. Sì, effettivamente si sfuma bene, cioè è molto pigmentato ma è facile da sfumare e dà anche un bel effetto naturale. Naturalmente lo sto applicando prima di applicare la cipria e non mi sembra niente niente male, anche la colorazione mi piace. Naturalmente appunto sto andando molto leggera, ma è sicuramente buildable, quindi sicuramente si può andare ad intensificare il colore se ne applichiamo un pochino in più. Palette d'ombretti ce n'erano 2 o 3 diverse, io ho preso questa che è la Groovy Baby. Mi lascia solamente un pochino perplessa la colorazione viola, lo vedete che i bordi sono completamente irregolari, è come se fosse stato inserito male, fatto male, non lo so, perché sui bordi si vede che non è perfetta la cialda, come se fosse stato pressato male questo ombretto, perché gli ombretti vengono pressati nella cialda e qui sono, i bordi sono rimasti fuori, non lo so, mi lascia un po'
stupita, perplessa questa cosa. Inizio con il colore più chiaro nella palette, questo dorato, e proviamo ad applicarlo come illuminante sull'angolo dell'occhio. Ma allora, non è tanto illuminante, per dire la verità. È un bel dorato chiaro, ma non illumina particolarmente. Questo colore onestamente non mi fa impazzire, sarà che è molto simile, è molto chiaro, quindi si perde un po' nella mia carnagione. Continuiamo, andiamo a provare questo che è simile, un pochino più scuro, un po' più bronzo, un po' più aranciato. Applichiamolo sul resto della palpebra mobile. Non mi fa impazzire onestamente, mi aspettavo una scrivenza un pochino più intensa. Passiamo a quest'altro colore che è più un marroncino, grigio marroncino. Mi aspettavo un pochino più scriventi questi ombretti, sono shimmer quindi non hanno la scrivenza intensa di un ombretto opaco, però non so, mi fanno impazzire particolarmente. Il colore sicuramente si vede, ma sempre lo stesso marroncino lo applichiamo anche nella piega. Sì, lo vedete che non sono tanto scriventi questi ombretti. Sto cercando di prelevare più prodotto possibile, intanto sto sporcando quelli a fianco. La coprenza di questi prodotti mi ricorda tipo i prodotti Chanel, gli ombretti Chanel, che non sono mai iperpigmentati, sono sempre così un po' traslucidi, se vogliamo dirla tutta, cioè non la vedo la pigmentazione in questi prodotti. No, cioè. No, ragazzi, io sto sfumando, ma veramente questi ombretti non hanno superato, diciamo, non hanno raggiunto le mie aspettative per questo brand sicuramente. Adesso fatemi sapere, sono l'unica a cui non sono piaciuti, perché non ho visto onestamente altre recensioni, ma ne ho applicato tantissimo e questo è insomma il risultato. Non vedevo l'ora di provare l'ombretto viola, che poi è l'unico ombretto, no, assieme a quello bordeaux, sono gli unici due ombretti opachi di questa palette, e io spero vivamente che la coprenza e la pigmentazione di questi sia migliore rispetto a quelli shimmer. Ragazzi, si vede a malapena, io devo essere sincera, ma questi ombretti non mi fanno impazzire. Certo che facendo tre passate un pochino il colore si vede, però ragazzi, non sono sicuramente, per quanto mi riguarda, ombretti non mi fanno sicuramente impazzire. Se andiamo a caricare un pochino il colore si vede, ma mi aspettavo di meglio, se devo essere sincera. Provo ad intensificare un pochino il colore nella piega, almeno esterna, con il bordeaux della palettina, che è forse un pochino più pigmentato rispetto agli altri colori shimmer, lo è, ma niente di esagerato neanche qui. Passiamo a matita e eyeliner. Ho preso sia la matita nera da mettere nella waterline che poi l'eyeliner a pennarello. Allora, l'eyeliner molto nero scrive bene, l'unica cosa, l'applicatore qui è un pochino troppo grosso ed è difficile perché va a toccarti la zona mentre lo passi. Ragazzi, l'eyeliner scrive, poi non scrive, devi ripassarlo un po', poi riscrive. Neanche questo onestamente mi fa impazzire. Ovviamente mi lacrimano gli occhi ogni volta che l'applico, ma questa devo dire non mi sembra niente male, è super scrivente, super super morbida. Questo mi piace. Mascara, eccolo qua, questo è il pack ed è un mascara allungante con le setoline corte, corte, corte e in silicone. Separa molto bene le ciglia e non lascia grumi. Ok, il mascara non mi sembra male, effettivamente allunga le ciglia, le pettina bene, questo non mi dispiace, non fa volume, però è un mascara allungante, quindi insomma qua diciamo che non ci dispiace questo mascara. Ecco il risultato del mascara su entrambi gli occhi, appunto allunga bene le ciglia,
L'unica pecca è che non ti dà volume. Poi brow pencil, ho preso questa in tonalità light ash brown, quindi un marrone chiaro e cenere, quindi freddo. Da una parte c'è la matita, dall'altra abbiamo lo scovolino. Mi sembra molto morbida come matita sopracciglia ed effettivamente è molto morbida e molto scrivente, quindi basta veramente un tratto leggero, leggero. Wow, questa mi stupisce. Onestamente, cioè, non abbiamo avuto una buona coprenza con gli ombretti, ma abbiamo una buona coprenza con la matita sopracciglia. Anche la colorazione mi sembra perfetta. Siamo arrivati alle labbra, quindi il momento del rossetto. Ragazzi, è successa una tragedia. Quando mi sono appena arrivati questi prodotti, vi ho filmato il video haul e tra tutti i prodottini c'era anche il rossetto opaco che ho acquistato di Rem Beauty, e quel giorno poi, subito dopo avervi filmato il video, sono uscita ed ho applicato quel rossetto, riapplicato naturalmente. Mi era piaciuto talmente tanto che ho voluto indossarlo subito e ragazzi è stupendo, era stupendo. Dico era perché? Perché l'ho cercato ovunque, ho appena spento la videocamera, sono andata mezz'ora a cercarlo in ogni singola borsetta, in ogni singolo cassetto dove tengo i rossetti, ho cercato ovunque. Questo rossetto io non lo trovo più e la mia preoccupazione più grande è che, essendoci uscita e poi non avendolo più visto, penso di averlo perso proprio quel giorno da qualche parte, perché non ce l'ho. E mi dispiace un sacco perché era meraviglioso, mi ero innamorata, e tra tutti i prodotti di Rem Beauty penso che sarebbe, anzi a questo punto posso dirlo perché li ho provati tutti, è sicuramente il mio preferito. La tonalità, la durata, è opaco, quindi... Oh! Però ragazzi, non ce l'ho più! E quindi, dopo questa tragedia, andiamo ad utilizzare, visto che abbiamo in realtà un rossetto di Rem Beauty, perché il blush che abbiamo utilizzato, come vi dicevo, è anche un rossetto, quindi sono due prodotti in uno. Quindi applicheremo questo, ma sono tristissima perché io adoravo quel rossetto, non vedevo l'ora di metterlo, ma devo averlo dimenticato da qualche parte. Vediamo com'è il nostro blush. Sicuramente è super pigmentato, ragazzi, che c'è il... colore è pazzesco, decisamente troppo aranciato per i miei gusti, nel senso che non si abbina benissimo al trucco occhi, ragazzi, ma appunto la mia prima scelta era un rossetto rosa, un nude rosato, non questo però appunto. Non era sicuramente questo quello che volevo utilizzare con questo trucco, ma almeno possiamo vedere qual è la resa e il risultato con il nostro blush in stick utilizzato come rossetto. Devo dire che è molto confortevole, molto piacevole sulle labbra, non è sticky, non dà fastidio, non le secca ed è anche molto scrivente, perché effettivamente il colore si vede molto molto bene. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, questo è il nostro trucco completo. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questi prodotti, se li avete già visti da Sephora, se li avete provati, se ne avete acquistato qualcuno, come vi trovate. L'eyeliner per me è un nì, il mascara mi è piaciuto, la matita mi è piaciuta, però sono prodotti che non mi fanno dire wow, ecco, questo è il tema centrale, ecco, sì, ma niente di, insomma, mi aspettavo di più. Adesso, mia family, io a questo punto continuerò a cercare questo rossetto per l'eternità, perché era sicuramente il mio prodotto preferito di questo brand. Vi farò sapere se lo trovo, incrociate le dita per me. Nel frattempo aspetterò i vostri commenti, voglio vedere che cosa ne pensate, sia dei prodotti naturalmente che del trucco. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando mettetemi un like, vi mando un bacio enorme. Come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 e io vi aspetto al prossimo video. Ciao.